Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, nel video di oggi andremo a trattare su perché è importante lasciar perdere i narcisisti prima che siano loro a lasciar perdere noi. Prima di tutto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina in modo tale che se c'è un nuovo video non ve lo perdete. Adesso sono andata al video perché è importante. Intanto quello che posso dire, detto proprio terra terra, tutti, proprio tutti, abbiamo un po' di narcisismo. Infatti, a chi è che non è mai capitato dire, per esempio, è merito mio, se non era per me, a tutti è capitato qualche volta mettersi in mostra. Quindi tutti abbiamo un po' di narcisismo, però i narcisisti veri, proprio narcisisti, hanno comunque una costante di questo atteggiamento, sono anche manipolatori, non hanno empatia, cioè comunque hanno un bel po' di sintomi. Perché è importante lasciarli perdere? Ma il motivo è semplice, perché comunque loro sono incapaci di amare, infatti un narcisista difficilmente si lega a una persona. Cioè, difficilmente voi troverete un narcisista che è riuscito a impegnarsi seriamente con una donna o con un uomo, perché il narcisista può essere anche una donna, anche se è più raro, però di solito è un uomo. Quindi, prima o poi, se voi non lascerete in pace il narcisista, quindi vi dovete allontanare piano piano, sarà lui a lasciare voi. Però nel momento in cui vi lascia, lo fa con una crudeltà assurda. Magari vi fa credere che la colpa è vostra se è finito il rapporto, vi fa credere tutto. Perché i narcisisti sono anche manipolatori. Quindi è importante saper riconoscere i segnali in anticipo per agire di conseguenza. Io un po' di tempo fa avevo fatto un video su come riconoscere un narcisista, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Basta sfogliare appunto nei miei vecchi video, sicuramente lo troverete. E lì comunque ci sta tutta la spiegazione su come riconoscere, che poi non significa che se una persona che voi frequentate ha un sintomo vuol dire che sia narcisista. Perché secondo me il narcisista deve avere la maggior parte di quei sintomi. Perché se ne ha uno non significa niente. Cioè se per esempio voi conoscete una persona che non fa altro che mettersi in mostra, non significa che sia narcisista, può essere anche un pallone gonfiato, cioè una persona che si crede di essere chissà chi, ma che non è un narcisista. E quindi io mi auguro che questo video vi sia stato molto utile. A presto, ragazzi.